Allora, nel video precedente, per fortuna mi è arrivato il copyright da GameCube. Sono di nuovo a Rimini. Queste, i tarocchi di GameCube, sono disponibili su questo sito. Su http://gamecube.store/tarocchi, se volete apparire subito la schermata dei tarocchi. Oggi leggerò il mio futuro usando i tarocchi Hainyub Chanun e adesso sto mischiando le carte. Allora, non farò vedere tutte le carte, farò vedere solo quelle che riguardano il video, cioè al massimo 5 carte, così niente spoiler. In pratica sono le 5 carte: passato, presente, futuro, amore e lavoro. Che lavoro non verrà tramutato in in obiettivi. E adesso andiamo. Ah, piccola chicca, a parte qua che l'hotel bellissimo, mi sono provato il Sudoku, 2 libri bellissimi che l'ho comprato in gita a Napoli, e i compiti a vacanze, così. E la stanza che è dall'altra parte del muro è quella dell'altro video. Mi piacciono le stanze una vicino all'altra, ma adesso passiamo al video. Queste sono le carte. Allora, come sappiamo, verrà posizionate così. Io ho messo prima il lavoro perché mi interessa un pochino di più. Ok, così va bene. Adesso giriamo, vuoi girare questa, questa e questa. Questa scambio con questa, questa la tolgo e la metto qui. E ne prendo la prima nel mazzo, la giro a testa in giù e così dovrebbe andare bene. Aspetta che così è più grande. Allora, per me può andare bene così. Adesso leggiamo le carte. La prima carta è Anna. Sul passato c'è Anna, l'amore impossibile, ma adesso qui ci sarà il significato della carta. In pratica, voi l'avete letto qua, invece io sono andato sul Frederick Store a leggere. In pratica dice rischio friendzone, roba del genere, ma essendo nel passato la friendzone. Ma adesso passiamo al presente ed è uscito la demonetizzazione. Il suo significato lo so. Le cose che sto facendo le sto facendo male. Ah, ovviamente sarà qualcosa. Le cose che sto facendo le sto facendo male. E per questo non avrò di buoni risultati. Adesso passiamo al futuro, che è l'Eversole. Il suo significato non lo so, quindi lo andrò, vado a vedere adesso. La carta di Lever significa che i problemi avranno fine e i progetti futuri andranno a buon fine. Adesso buttiamo la 9, lo scarso. A testa in giù pure. Sta. Occhiali veloci per persone Ah, questa carta significa che le opportunità che hai avuto non le hai accolte. Esatto. Adesso vediamo il lavoro. Poldo a testa in giù? Cosa vuol dire poldo a testa in giù? Poldo a testa in giù significa che non devi fare cose stupide, devi fare cose intelligenti. Il prossimo video della tua lettura di tarocchi.